costituzionali. Il governo non ingabbia l'attività legislativa del Parlamento fissando dei tempi predeterminati? Era la mozione parlamentare che recepiva la indicazione dei 18 mesi. Siamo semplicemente limitati a indicare come è possibile che quella indicazione che il Parlamento si è dato possa essere effettivamente rispettata. Del Comitato dei 40, se potrà occuparsi anche di materie correlate alle riforme costituzionali come il conflitto di interessi. Non è previsto, perché in questo modo noi saremmo andati oltre quello che le mozioni parlamentari prevedono. È evidente che vi sono delle forme di governo che richiedono, che hanno delle ricadute sull'ordinamento che vanno oltre i confini. Ma questa è una preoccupazione che deve avere semmai il Parlamento, e questa modifica deve essere fatta dal Parlamento proprio per quel rispetto del Parlamento a cui faceva riferimento il suo collega precedentemente. Noi non siamo voluti intervenire. Vi prego sempre di ricordare nome e testata. Aldi Agi, la composizione del comitato, della commissione, è su base proporzionale, quindi entreranno a far parte anche le minoranze, qualora le due commissioni non fossero già rappresentative in questo modo? Sì, è previsto, perché anche questo era previsto dalla mozione parlamentare, quindi l'abbiamo ribadito. Anche le minoranze dovranno essere rappresentate, semmai correggendo la proporzionalità. Ci sono altri? Io volevo chiedere prima Lana Romanolo, il Fatto Quotidiano.it. Nel DDL costituzionale è anche prevista la modifica della legge elettorale oppure no? E un commento del ministro sulle dichiarazioni di Lorenza Carlassare, che è una dei 35 saggi nominati dal governo, che ha parlato di questa riforma come un rischio di deriva autoritaria. Allora, sulla prima cosa, sulla legge elettorale, è previsto che si occupi la Commissione delle leggi elettorali correlate, coordinate con la forma di governo, quindi del coordinamento tra forma di governo e legge elettorale. Per quel che concerne le dichiarazioni a cui lei ha fatto riferimento, io penso che sia stata una cosa molto importante che anche chi ha delle posizioni, diciamo, diverse, per esempio, da quelle mie, ad altri componenti del governo, cioè che la Costituzione debba rimanere, diciamo, intangibile nella sua massima parte, sia presente all'interno del Comitato. Certamente le tesi della professoressa Carlassari saranno tenute presenti, perché se apriamo un dibattito e un dialogo, bisogna aprire i dibattiti e i dialoghi si aprono tra persone che non la pensano allo stesso modo. Se la pensassimo tutti allo stesso modo non ci sarebbe bisogno, insomma, di approfondire. Ministro, sono Enrica Agostini di Regnus 24, volevo sapere il DDL se prevede quale tipo di forma di governo, o se questa è una cosa che è affidata soltanto al Parlamento, e se però il governo, il Presidente del Consiglio, prevede comunque fuori da questo DDL di intervenire comunque sulla legge elettorale, nella famosa legge di salvaguardia per abolire il Porcellum. Sulla prima cosa, noi oggi ci siamo occupati di fissare le dimensioni, le linee e gli altri particolari del campo di gioco. Quali saranno gli schemi e la partita che si giocherà? E questa è una cosa che inizierà, diciamo, ora all'interno del Comitato degli Esperti e poi invece in Parlamento da quando questo disegno di legge verrà approvato. Sulla seconda cosa ovviamente non ne abbiamo in nessun modo parlato, perché non è argomento nemmeno, insomma, indirettamente correlato con l'attuale, con l'oggetto della deliberazione di oggi.
Ministro, dall'alto della sua esperienza, soprattutto anche dai insuccessi delle precedenti commissioni, quante probabilità dà affinché questo risultato possa essere raggiunto? 50, 40, 60, 10? Uno che si occupava di politica e ne capiva un po' di più di me, anche di lei, diceva che oltre la virtù ci vuole anche la fortuna. Io glielo potrei dire in maniera più prosaica, però visto il contesto mi astengo. Sì, Serena Mattera dell'Ansa. Volevo chiederle, il referendum, per quanto riguarda il referendum confermativo, il testo del DDL prevede che si possa svolgere in ogni caso, qual è la formulazione, e indica dei tempi, pure lì sono previsti dei tempi? Che si possa richiedere anche se sono stati superati 2/3. Questo per due ragioni. Uno, perché nelle nostre intenzioni, questo non è un processo costituente, ma si tratta di una modifica dell'attuale Costituzione, ma di una modifica di ampie dimensioni. L'altra cosa è che in realtà quei 2/3 erano stati previsti tenendo conto di un assetto proporzionale del Parlamento e quindi c'era una maggiore difficoltà per raggiungerli che non di un Parlamento che è governato da una legge che comunque prevede un grande premio di maggioranza. Sì, Bredice, Radio Popolare. Un chiarimento, i 40 parlamentari potranno mettersi sin da ora a lavorare al testo oppure bisognerà attendere l'approvazione del DDL? No, ovviamente, insomma... Questa commissione esisterà quando il DDL sarà approvato, quindi questo è anche il motivo, guardate, ecco, questo ci tengo a chiarirlo, questo è anche il motivo per cui questi mesi vengono occupati da una commissione di esperti che potrà dare una relazione al governo, cioè non c'è né sovrapposizione né perdita di tempo, c'è una specie di staffetta. Quando la relazione sarà consegnata al governo, il comitato dei 40 potrà iniziare effettivamente a lavorare, quindi non c'è né sovrapposizione né perdita di tempo. Un'altra cosa che ci terrei, visto che stiamo parlando di questo, ribadirlo e quindi far cessare qualsiasi leggenda metropolitana, è che il lavoro degli esperti che oggi verranno insediati è completamente gratuito, sono previste solo le spese di viaggio, nemmeno le spese di soggiorno. Ecco, quindi questo è anche un motivo per cui organizzeremo i lavori tenendo conto di questo e di questo sforzo. Ok, stavolta non c'è altro da bere. Andiamo via veramente. Possiamo andare via veramente questa volta? Grazie.